È venuto da una famiglia di coltivatori della terra, non proprietari, mezzadri. Quando è nato nella sua famiglia erano in 33 con lui. Era già una comunità, è vero così. E in questa famiglia ha imparato a pregare, a lavorare, a tacere, a obbedire, a servire. E beh, queste sono a pazientare, evidentemente no. E allora l'umile gente, quando l'ha visto salire su nel trono di Pietro, ha avuto come l'impressione che anche noi siamo saliti con lui. Beh, come dire, una certa fierezza. La semplicità. Semplicità di parola, di labbro e di cuore, no? Che poi corrisponde a una grande sincerità. Ma traeva però origine anche da una formazione e da uno studio su se stesso. Da ragazzo anche un arrovellarsi per vincere certe tendenze, non so, l'invidia, la paura, la timidezza, un po' di orgoglio, beh, siamo creature umane. Tutta la vita io ho stato preoccupato di non apparire, ma di essere. Ma è quella lezione che ha dato a me, però. Quando, annunciandomi il concilio, io non dissi niente. E un mese dopo, ripetendomi che pensava a questo, non dissi niente. E la terza volta mi disse: il tuo superiore ti ha fatto una confidenza, non hai detto una sola parola, e lo so perché. Hai pensato, è vecchio, si mette una grande impresa, ci vorranno degli anni, ci saranno delle difficoltà, perché tu badi alla bella figura. Dici, uno fa un progetto, lo mette in carta, comincia la tua azione e anche arriva il coronamento. Non è mica questo il disegno di Dio. Per un uomo da bene, anche averlo solo concepito un grande pensiero, una grande idea, è già un grande onore, altri la porteranno avanti. Noi cominciamo, poi un altro la continuerà, che è stata la sorte sua, così. Ma il commento che fa, dice, tu invece sei preoccupato. Adesso dicono è iniziato, vediamo come va a finire, le difficoltà, gli intoppi, gli scogli, finché uno non ha messo il suo io sotto le scarpe, non sarà mai libero. È preoccupato della bella figura. Lui raccontava, diceva, io mi sono imbattuto un giorno, ho aperto a caso, come mi è stato detto, apri a caso, come si apre il Vangelo, vediamo cosa mi salta fuori, la Bibbia, no? Sono aperto l'Imitazione di Cristo, mi è saltato fuori, capitolo 23. Libro terzo, il capitolo del libro terzo, il titolo De quatuor magnam importantibus pacem, quattro cose che sicuramente ti danno la pace e la libertà. L'ho letto e il divino maestro che parla all'anima dice, vuoi che ti insegno la strada vera per arrivare nel regno della libertà e della pace? Parla, Signore, ti ascolto. Queste sono le quattro cose necessarie. Prima, cioè, cerca di fare piuttosto la volontà degli altri che la tua. Secondo, cerca di avere meno piuttosto che più. Terzo, segli sempre l'ultimo posto. Quarto, prega perché si compia in te integralmente la volontà di Dio. Commento io. Facile dire questo, leggerlo, dirlo, ripeterlo come l'ho ripetuto io adesso, ma pensiamoci un pochino. Fare la volontà degli altri piuttosto che la tua. Che il bambino comincia da piccolo a ribellarsi. Fare la volontà degli altri piuttosto che la tua. Secondo, avere piuttosto meno che più. Beh, viviamo un'epoca in cui tutti vogliono avere. Terzo, cerca sempre l'ultimo posto di sottostare a tutti. Perché questo è il pieno Vangelo, recitato. Ma viverlo poi. Quarto, che si compia in te integralmente la volontà di Dio, in tutte le circostanze della vita. Ecco. Il Papa Giovanni ha incarnato veramente questi quattro principi e per questo è entrato nel regno, nel territorio della vera libertà, libero completamente da tutto, da ogni preoccupazione, sempre sereno. E che poi è il territorio della pace perché è la comunione più intima con Dio. Eccellenza, è vero che è toccata a lei dirgli che era giunta l'ora della morte e lei si è messa a piangere? E lui l'ha incoraggiata. Questo era questo, lui era un patto. Lui mi aveva detto tra le varie, lui mi aveva fatto depositario del suo testamento,
delle sue cose che credeva opportuno che fossero note, ma fin da Venezia questo, no? E tra le altre cose mi disse, guarda che se io mi ammalo, mi devi dire la verità però, perché io al mio vescovo, che è morto a 57 anni, il suo vescovo, e io gli ho detto, eccellenza, è la fine. E allora bisogna dirla. Credo che da buoni cristiani dovremmo avviarci tutti a dire la verità. No? Però lei, dando questa notizia al Papa, si è messa a piangere, quindi vuol dire... Io? Lei? Beh, una certa emozione... Voleva bene? Una certa emozione si prova anche se si parte dopo che si è stati insieme algun tempo, uno ritorna a casa, beh, il distacco, un piccolo nodo alla gola...